Alcuni di noi hanno ancora una tendenza di fronte a notizie tremende che arrivano tutti i giorni e che ci fanno capire che l'umanità è sempre più un pericolo. È un mondo folle. Ecco. Allora la domanda fondamentale è: ma come possiamo noi non cadere nell'angoscia abitando in un mondo folle? Allora, il mondo folle, per continuare nel suo cammino, ha bisogno di persone folli, pazze, cioè persone che non sanno più che cos'è la quiete, che non sanno più cos'è la tranquillità, le relazioni armoniche, le qualità dell'essere, vivono nella fretta, assorbiti da un sistema di pensiero che è profondamente malato nelle sue radici. Ecco, il neoliberismo è la distruzione delle comunità, l'abbiamo detto tante volte. Senza comunità viene meno la generosità. La generosità significa generatività, significa creatività, significa dono. La comunità è la legge del dono e quindi la legge delle persone generose le une con le altre che si uniscono insieme, che stanno insieme, dentro qualcosa che le unisce, che è più grande di loro, che riconoscono più grande. Ecco, la domanda che emerge ma come facciamo a non farci assorbire da un mondo che è sempre più terribile? Abbiamo parlato che questo mondo è tutto folle, non è la nuova umanità che vogliamo costruire. L'Angela ci ha parlato di come la sua esperienza mistica gli abbia insegnato, diciamo, gli abbia fatto fare l'esperienza di un essere umano liberato. Liberato da cosa? Liberato dalla sua convinzione più terribile, che è quella che non c'è niente da fare. E Angela ha parlato di decine di migliaia di persone che sono andate da lei, in cui in tutte queste ha potuto verificare che in ogni essere umano c'è questo desiderio di conoscersi, di realizzare chi veramente è, comprendere quali sono le cose che veramente gli piacciono, virgola, che sono anche utili alla comunità, agli altri, all'ambiente. Però, nonostante abbiano questa grande tensione, hanno sopra una cappa di piombo che gli dice: non la puoi realizzare. Come facciamo a proteggerci da questa spazzatura psichica? Beh, è chiaro che se siamo in associato dentro i nostri problemi e dentro questo mondo, c'è una sola soluzione, che è questa. Qui dentro finiscono i problemi. Qui Ma c'è anche un'altra. Bucare la cappa di piombo sotto la quale ristagniamo da secoli. E oggi è indispensabile farlo in fretta di bucare la cappa per vedere cosa c'è là sopra, fare l'esperienza. L'essere umano può in un attimo arrivare percependo la verità di tutto ciò che c'è. E noi siamo su una piccola
polverino, pezzettino di polvere piccolissimo e ci sentiamo oppressi da enormi problemi. Se lo vediamo dal punto di vista dell'universo, tutto questo scompare. Ecco, uno dice, ma io abito sulla Terra, appunto perché abiti sulla Terra, è pericolosissimo rimanerci oggi senza sapere come uscirne. Uscire cosa vuol dire? Che tu con la tua coscienza lasci il tuo corpo fisico dov'è e ti proietti dove vuole. Questo è il sistema del pensiero, il potere del pensiero. Se io non avessi fatto queste esperienze non ve ne parlerei. È chiaro che vuol dire che le ho fatte. Io so benissimo in ogni istante che posso rimanere inassociato in mezzo a questo mondo con tutti i problemi che ogni giorno si aggravano. Oppure usciamo da questo mondo, andiamo a vedere il mondo come lo vede Gesù, come lo vede il Buddha, come lo vede Gandhi. Cioè diventiamo chi siamo, cioè esseri umani con un potere trasformativo dentro di loro infinito. Oggi l'Angela Volpini ci ha detto una cosa importante. Cioè che il divino che siamo, cioè il potere infinito dell'essere umano si realizza soltanto se l'essere umano si dà da fare. Non c'è un Dio che ti aiuta, una provvidenza che viene giù e ti aiuta. Se ci fosse non ci sarebbero stati campi di concentramento, non ci sarebbe la finanza internazionale, perché il Dio che permettesse la finanza internazionale sarebbe un Dio mostruoso. Quello che ci ha detto Angela è che il progetto divino richiede la partecipazione dell'uomo. Cioè noi possiamo, insieme al divino, realizzare il piano divino su questa terra. Cioè diventare esseri comunitari, donativi, che si realizzano nelle relazioni. Cioè, ma è molto facile, eh. Quanti vogliono vivere una famiglia in un luogo di lavoro dove l'odio predomina sull'amore? E quanti invece vorrebbero vivere una famiglia dove i figli amano i genitori amano i figli, i coniugi si amano. E quanti di voi che ci ascoltate ritenete che questo è impossibile? Ah, sarebbe bello, ma il mondo è diverso. E quanti di voi invece credono che sia possibile, naturalmente, attraverso un lavoro concreto, profondo, che va all'essenziale dell'essere umano? Quello che abbiamo sempre chiamato ego, cioè la visione individualista egocentrata, o se volete egoista, non è una visione libera della realtà. L'ego non vede mai la realtà. Che cosa vede l'ego? Beh, l'ego è condizionato da che cosa fondamentalmente? Dall'attaccamento. Attaccamento ai desideri. Quindi ogni attaccamento ai desideri, attenzione, in primo luogo egocentrici, non è il desiderio di aiutare l'umanità, anche quello è un attaccamento, ma i più comuni non sono quelli. Ma sono quello di avere una casa più bella, avere un'automobile più bella, avere dei mezzi economici più consistenti, di fare vacanze più belle, girare il mondo, insomma, fare quelle cose che se chiedi alle persone normali ti dico, ah, vorrei quello. Cosa vorrebbero? Vorrebbero cose materiali. Ecco, allora, se all'ego gli prospetti un mondo in cui quelle cose materiali, l'attico, la casa grande, la carriera, non sono più al centro della tua vita, ma il tuo motore non è più indirizzato lì, non te ne frega più niente, per l'ego questo è un disastro. Ecco perché non lo vede. Ricordatevi che l'ego riesce a vedere solo le cose
che favoriscono i suoi interessi egoistici. Basta, il resto non lo vede. Allora, questi non sono piccoli ostacoli alla crescita dell'essere umano, quindi la maggioranza delle persone non può fare grandi passi avanti finché non vede questi aspetti di sé. Per questo che lo sguardo non può essere continuamente solo sul mondo esterno, ma deve essere uno sguardo verso il mondo interno, che però, come vi abbiamo detto tante volte, non può essere uno sguardo così, cioè l'ego che osserva se stesso. Perché l'ego che osserva se stesso in realtà è un ego che osserva un altro ego e quindi è un ego giudicante. Ora sappiamo che l'essenza dell'ego è il giudizio. Quindi l'ego o giudica gli altri e scarica sugli altri gli aspetti negativi della propria politica interiore, oppure lo fa contro di sé. Quindi il tema dell'ego è passare dalla struttura depressiva alla struttura narcisista. Quindi perché non lo facciamo? Beh, perché? Ma perché per fare sto passaggio ci vogliono dei maestri, ci vuole qualcuno che ti aiuta, eh? E prima ancora ci vuole una volontà, un desiderio di farlo. E poi le cose non sono tanto lontane. Se ci sono dei maestri e ci sia un incontro, può darsi che anche chi non ha nessun interesse a farlo, riconoscendo una persona che suscita in lui amore, rispetto, dedizione, beh, lì può nascere qualcosa di nuovo. Non credo che ci siano periodi dell'umanità in cui l'umanità è cresciuta senza guide, senza maestri, senza autorità, nel senso di vere autorità, cioè coloro che fanno crescere. Se andate a vedere, la maggioranza delle persone che non fanno un passo nell'evoluzione sono quelli che non hanno maestri. Non li riconoscono. Gli dicono, il mio maestro è il mio macellaio, perché taglia la carne come lui, non c'è nessuno. O il mio maestro è la rotina. Ma che cacchio ne so? Ma non ti dice il mio maestro Gesù. Perché se uno ti dice questo, davvero, gli dice, allora tu stai dicendo il vero o il falso? Non sto dicendo il vero. Quindi tu vuoi realizzare dentro di te gli insegnamenti di Gesù? Assolutamente sì. Bene, quello lì non ci mette molto a guarire. Il problema è che non crede in Gesù, non crede nel Buddha, non crede in niente, crede in Draghi. Cioè, le cose sono Draghi nei grandi finanzieri, cioè in coloro che sono i peggiori amici dell'umanità. Le possibilità sono due: o crei veramente credi nei maestri o credi nei falsi maestri, cioè loro che ti promettono, se tu segui la loro esempio, di diventare ricchi, potenti, pieni di sesso, quanto tutto quello che desideri. È chiaro che questo passaggio non è un passaggio gratuito. Un prezzo viene pagato, Gesù l'ha detto, lasciate tutto. È cosa molto difficile. Quindi, per molte persone, l'unico modo di fare il passaggio è raggiungere un livello di infelicità talmente terribile per cui l'unica speranza che hanno è di morire. Perché a quel punto lì, comunque la lasciano, no, la famiglia? La lasciano il lavoro, no? Quando stai proprio un passo dalla tomba, forse la lasci, oppure no. Ma forse sì. Se lo fai, in realtà tu non lasci la tua famiglia, finalmente stai con la tua famiglia. Perché stare in famiglia, spesso la famiglia è un luogo di ricatti reciproci, in cui, come in borsa, contano il valore dei titoli. In famiglia non valgono i titoli finanziari, anche se non sono secondari, ma valgono i titoli di potere sull'altro. Sapete che le relazioni umane raramente si pongono così, cioè raramente le relazioni umane si fondano sulle leggi dell'armonia. Dove non c'è sintonizzazione, dove non c'è sincronizzazione, dove non ci sono le leggi dell'armonia, valgono le leggi del potere. E tutta la psicologia umana, ma proprio tutta,
quella patologica, si regge sulle leggi del potere. Quindi, se voi prendete una coppia, a parte gli aspetti animici che sono armonici, tutto quello che non è animico non è che una lotta di potere, che viene fatta in modi sottili. Infatti hanno un nome, si chiama racket questo. Racket vuol dire che noi usiamo dei sistemi di potere sugli altri che non sono visibili, sono facilmente visibili, se no l'altro se la riconoscerebbe. Li percepisce, l'inconscio dell'altro li percepisce, si rivelano nei sogni, ma nella relazione cosciente la persona non sente a volte di subire quello che invece subisce. Però vi abbiamo fatto vedere molte volte che se noi andiamo a livello semplicemente delle emozioni e del corpo, impariamo a leggere queste emozioni, cosa ci dice il corpo, lo sappiamo subito se la persona accanto è una persona che si sta mettendo qua, che si sta mettendo qua sotto o che si sta mettendo qua. Cioè se è una persona che sta accogliendoci o sta rifiutandoci, ci sta giudicando o si sente giudicata. Sono strumenti semplicissimi. Questi qui strumenti sono alla portata di tutti, naturalmente ci vuole un minimo di formazione, ma vi abbiamo fatto vedere tante volte come le persone escono da questi problemi. Vedrete come il mondo che abbiamo costruito è un mondo in cui continuare a stare vuol dire condannarsi a un futuro terribile, lo diceva anche l'Angela, no? Diceva c'è un futuro tremendo. Ecco. Ora, alcune persone vedono il futuro tremendo avvicinarsi, si fanno spaventare da questo futuro e quindi cosa fanno? Stanno subito male. Stanno male, stando male, non è possibile fare quei passaggi lì. E quei passaggi si fanno solo se si riesce a uscire da se stessi, si vede il mondo da un altro punto di vista, nella quiete, si diventa adulti, distaccati, a quel punto possiamo fare questi passaggi. È evidente che se ci sono tutti questi problemi a fare questo salto di livello, che però è indispensabile, ci sono le buone ragioni per cui le persone non fanno questi passaggi. Perché quando cominciano a vedere, e quindi a non negare più la realtà, vederla per quello che è, si accorgono che il mondo è molto peggio di quanto credevano, nei loro peggiori incubi. D'altra parte, il proteggere se stessi dalla verità è un meccanismo di negazione. È un meccanismo di negazione che in una persona adulta è sicuramente da definirsi psicotico. Cioè, se io vedo che sta sbarcando un esercito, che fra un po' mi taglieranno la testa, violenteranno i bambini, faranno di tutto, per soffrir meno non lo vedo, è chiaro che mi proteggo temporaneamente, perché dicono no, ma sono dei bagnanti. Non ne vedo le armi, non vedo niente. Questo in un adulto si chiama psicosi. In un bambino no, perché in un bambino è normale che neghi la realtà. Che può fare? Non potendo fare niente, non può mica, si accorge che suo padre è pazzo, gli conviene pensare che lo sia. Ecco. Ma in un adulto, quindi, allora dici, ma è meglio vivere da psicotici? Sì, certo. La follia protegge dalle sofferenze. È una sofferenza, ma protegge le sofferenze. E qui c'è una scelta. Perché è molto pauroso, si sceglie quella via lì. Non lo ripara dal soffrire, perché la sofferenza poi aumenta, perché quando ti arriva comunque il soldato che ti infila la baionetta nella pancia, te la fa uscire dal sedere, la tua negazione ti accorgi che non è stata di alcuna utilità. Ecco. Il negare che la finanza distrugga la terra non è di alcuna utilità, né per la terra, né per gli uomini, né per i bambini. Allora, lì, in un mondo privo di valori, cioè il neoliberismo ha potuto attecchire prima facendo piazza pulita dei valori umani. Ha dovuto, le armi
non sono niente senza prima distruggere completamente i valori umani, i valori eterni, dell'amicizia, della fratellanza, della solidarietà, li ha spianati, ha trasformato gli esseri umani in egoisti, nichilisti e materialisti. E a quel punto nascono tutte le paure, ovvio, perché in un mondo dove non c'è altro che la materia, siamo fatti di pezzi di meccanici che stanno insieme, quella è la vita è quando si smontano questi pezzi e quindi basta ricombinarli insieme meglio. Allora queste visioni sono visioni da una parte infantili, dall'altra criminali e dall'altra folli, insomma, vedete un po' voi. Ecco. Quindi sappiate che la paura è normale. Come si supera? La domanda sarebbe: come si supera questa paura? Ecco, vediamo se qualcuno mi sa dare una risposta. Come si supera questa paura? Data la situazione catastrofica in cui ci troviamo, bisogna sapere che è vero che la persona ha un potere, ma non è questo potere infinito. Cioè ha un potere limitato anche dal contesto. Dove tutti credono certe cose, è difficile credere l'opposto, perché immediatamente, nel momento in cui di fronte al nichilismo generalizzato tu cominci a credere che l'amore è possibile, cominci a cercare di praticarlo, anche le tue parti interne avranno paura, dici, ma guarda che ti metti contro tutti. Tanto gli altri, se tu sei donativo, non è che lo saranno anche loro, anzi ti vedranno come debole e si approfitteranno il più possibile di te. Una volta che si è creata l'immagine dell'uomo che deve sconfiggere i propri nemici, perché siamo nemici gli uni con gli altri, capite bene che chi vuole fare un passaggio diverso si trova da solo. Allora anche qui, questo tema, da solo, si può fare sto passaggio, siamo sicuri? Certo, Bonatti va da solo sulla nord delle Jorasse, sulla nord del Cervino, ma è Bonatti, c'è un altro alpinista, muore. Quindi sono pochissimi quelli che riescono a fare qui. Quindi adesso vi dico qual è la risposta nostra, insomma. La nostra risposta è che ci vuole una comunità, cioè bisogna cominciare a unire le forze, perché se io mi accorgo che anche tu hai questa paura, anche lei ha questa paura, anche tu hai questa paura, anche tu hai questa e questa, ma mentre la vedo detta da te, io non la vedo detta in associato, la vedo detta da qualcun altro. Mi metti in ascolto, quindi o quantomeno mi dissocio un po'. E poi, non riguardando direttamente me questa paura tua, perché la formuli in un modo un po' diverso da come la formulo io, si attiva dentro di me un pochino di creatività, specialmente se la comunità è una comunità, cioè un luogo di aiuto reciproco, la comunità è il luogo di aiuto reciproco. Allora, abbiamo visto infinite volte che le persone non sono in grado di fare un passaggio di questo tipo se non per aiutare un altro. Cioè l'aiuto dell'altro è più forte dell'aiuto di sé. L'essere umano è così. Quindi l'egoismo è proprio radicalmente sbagliato. Lo vediamo molto spesso che una persona è piena di paura, non riesce a fare determinati passaggi, ma se gli metti accanto qualcuno che è disposto a lottare per lui, questa persona piena di paura lotta anche lei. Ecco, questa è una delle scoperte che abbiamo fatto recentemente, scoperta si fa per dire, insomma, ovviamente si scopre nulla, però è una pratica. Ecco, io posso tirare veramente fuori il meglio di me nel momento in cui mi impegno ad aiutare una persona che amo. Fine. Questo è l'amore. La pratica dell'amore è l'aiuto dell'altro. Amate il prossimo vostro come voi stessi, se non c'è l'amore del prossimo, l'amore per te non c'è, proprio niente. Ecco, queste sono cose su cui continuare a riflettere, lavorare e il nostro impegno qua in questa stanza, dove sarà in futuro, non lo so, è quello di farvi vedere concretamente come una persona piena di paura, piena di rabbia, piena di tristezza, che ce l'ha con i genitori, che ce l'ha con i suoi figli, che ce l'ha, può guarire. Se si apre
se si fida. Cioè, in altre parole, se è minimamente convibrato con chi vuole aiutarlo. Se no, non c'è niente da fare. Ecco, chiaro. Questo da una parte ci può scoraggiare, perché dire, ma allora io ho bisogno sempre degli altri. Sì. Persino Dio. Avete sentito la Volpini? Persino Dio ha bisogno di noi. E io sono talmente grande che faccio da solo? Ma rivedetevi quanto siamo ridicoli quando pensiamo così. È vero, la maggioranza di intellettuali non crede a una parola di quello che vi ho detto io. Nessuna, niente. Sono fondamentalmente nichilisti, purtroppo. Ma anche loro dentro hanno quell'esigenza di cui parla Angela, l'esigenza di fare una vita piena, non una vita in cui ci si occupa veramente di minchiate, di stupidaggini. Ecco, basta con queste cose, andiamo a occuparci delle cose importanti. Le cose importanti per l'essere umano sono le relazioni, non sono i possedimenti. Ma che mi frega di possedere qualcosa? Noi oggi parliamo di possesso anche nell'amore. In una coppia io possiedo... Mia moglie, ma manco il gatto è tuo. Il gatto te lo fa capire tranquillamente da solo. La moglie deve andare in terapia per fartelo capire. Il gatto, una bella graffiata, un bel morso sul... te lo fa capire che non è tuo, che è una scelta reciproca. Ecco. Quindi il fatto che, avendo avuto cattivi maestri per tanti secoli e pochissimi buoni maestri, che siano conciati così è naturale. Quindi oggi, ce lo dico specialmente per tutte le persone che intravedono qualcosa, che capiscono che quello che dice Angela non è il delirio di una psicopatica, che quello che dice Satya non è l'allucinazione di uno che si utilizza delle droghe psichedeliche, no. Sono vere realtà che se si riescono a incarnare nella vita quotidiana il mondo cambia. In fondo questa è la promessa di Gesù, la felicità indistruttibile. Io preferisco credere a Gesù piuttosto che credere agli economisti di oggi, perché loro non hanno la visione comunitaria semplicemente, che c'è invece in Costituzione.